Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua come sempre nell'Orto al Podere e oggi volevamo parlarvi delle carote. E parliamo di come si rincalzano e del perché vanno rincalzate. Intanto vi faccio vedere un attimo come stanno crescendo gli ortaggi. Per esempio queste lattughe che abbiamo messo assieme sono molto, molto lisce, cioè molto tenere. Quindi qui abbiamo anche le romane. E niente, qua ci sono le carote. Come vedete qua stanno iniziando, vedete? A formarsi, però dovranno stare ancora un bel po' di tempo coperte. Andiamo sempre a chiudere la carota con il terreno. E qui abbiamo i peperoni, guardate quanti fiori stanno facendo. E di là invece ci sono i pomodori. Guardate questo già come sta crescendo. Qui abbiamo i fiori di zucca, cioè abbiamo le zucchine. Guardate per esempio qua che belle, o quelle lì. Ma oggi parliamo delle carote. E prendo un attimo la zappa e cominciamo a parlare. Allora ragazzi, guardate intanto lì ci sono le anatre. E comunque il primo passo, cioè la prima cosa importante che dobbiamo guardare quando abbiamo messo le carote nell'orto è sempre controllare la terra che hanno intorno, perché la carota è come i finocchi, che più stanno coperte e più si ingrandiscono, quindi ogni tanto andiamo a togliere la terra che hanno a fianco e gliela mettiamo proprio intorno così. Mi raccomando, deve stare sempre coperta, almeno i primi 5-6 centimetri, perché come ho già detto, più è coperta e più si ingrandisce la carota. Ora andiamo a farle tutte e poi vi faccio vedere dopo il risultato. Ogni magari 2 settimane lo rifacciamo perché la terra poi si toglie. Come vedete abbiamo finito di rincalzarle e ora vi spiego. Questa è la pianta di carote, che va a produrre una carota ovviamente. Noi prendiamo la terra che abbiamo a fianco con la zappa o con qualcos'altra, con qualsiasi altra cosa, e la spostiamo a terra. Va a coprirsi anche di più perché tanto poi cresce. E quando passano magari 1 mese e mezzo, 2 mesi, anche più o meno 2 mesi, andiamo a tirare la pianta. E la carota sarà più saporita, più grande e magari più colorata. Se questo video ti è stato utile, iscriviti al canale. Trovi anche i link per iscriverti a WhatsApp, TikTok e Instagram. Quindi corri ad iscriverti. Condividi il link, del video, lascia un like, lascia un commento qua sotto. E noi ci vediamo in un prossimo video, penso magari sulla concimazione dell'orto. Quindi ti aspetto nel prossimo video. Ciao!